chi amministra da meno tempo come me. E quindi sulla scia delle sue iniziative il Comune di Nocera Inferiore sarà massimamente collaborativo e per quanto riguarda gli aspetti di contenimento dei rischi franosi, ha citato il caso di Montalbino, quindi con un ripensamento importante del progetto. Voglio ringraziare anche la Regione Campania per aver finalmente ripensato al GPS, perché che il GPS, come il signor Ministro ha detto, non fosse un intervento di bonifica, ma di contenimento, di mero contenimento di rischio idraulico, non voglio dire in modo denigratorio come altri colleghi in anni passati hanno detto, di movimento terra, perché questa era la qualificazione del progetto, finalmente ci siamo arrivati al punto che in una conferenza a Cadiz il Comune di Nocera avanzò la scelleratezza di cementificare le vasche per evitare che venissero inquinate le falde. Quindi finalmente, grazie al Ministro dell'Ambiente, abbiamo questo ripensamento di un fatto importante di valutazione, quindi anche la Regione, del progetto. Dal punto di vista delle risorse finanziarie non posso che sostenere fortemente quanto ha detto il Presidente Mascolo dell'EIC. In alcuni casi, come nel nostro caso, siamo tra i 9 comuni che hanno trasmesso le schede, noi abbiamo concordato con Gori la redazione di un progetto generale sui lotti di intervento del nostro territorio comunale. Non canto la mia messa perché ognuno canterebbe la propria, ma Nocera, il consorzio di bonifica lo sa bene, è uno dei comuni principalmente, tra virgolette, imputati anche per la propria zona industriale della necessità di un intervento urgente di bonifica. Noi dopo 5 anni, tra Arcadis, oggi EIC ed altro, stiamo ad avviare finalmente, grazie all'impegno del Presidente Mascolo, che dovrebbe licenziare il prossimo 11 il progetto esecutivo per il solo primo lotto, solo vicepresidente in quota parte finanziaria. La Regione ha avanzato da oltre 3 anni al Ministero una richiesta di posta finanziaria complessiva sull'intervento di 16 milioni, ci basterebbe completare in modo definitivo almeno il primo lotto, oltre che un'attenzione seria all'area industriale, perché come lei sa bene, lei è un generale dei carabinieri, le procure chiamano noi e noi che facciamo tra industriali, aziende che chiudono, inquinamento dei fiumi, soldi che non arrivano e progetti che non si completano? Quindi io plaudo all'iniziativa, ma chiedo soprattutto interventi urgenti. Grazie.